Innanzitutto grazie di essere qui. Grazie di essere qui a celebrare una festa. Una festa per la vostra passione per la scienza e anzi direi per la vostra magnifica ossessione per la ricerca. Io sono molto felice di essere qui perché per un uomo di spettacolo vedere un teatro pieno è sempre una cosa che dà emozione, gioia, orgoglio. Ma stasera in maniera particolare, perché noi facciamo un mestiere un po' fragile, che ci dà sempre la sensazione di non incidere sul reale, di non cambiare le cose, o cambiarle in maniera molto superficiale. E quindi quando possiamo mettere il nostro lavoro a servizio di persone che fanno un mestiere che cambia il reale veramente, che incide sulla realtà, questo è motivo di grande orgoglio. Allora, prima di passare la parola al padrone di casa, io vorrei salutarvi con un pensiero che ho trovato di una giovane ricercatrice canadese che si chiama Brigitta Allenworth e dice: credo di essere nata per ricercare. Ci sono 300 trilioni di cellule nel corpo umano e ognuna delle cellule del mio corpo ama la scienza. Perdiamo cellule e ne sviluppiamo di nuove, ma sicuramente le mie cellule nuove hanno una particolarità: amano più di quelle vecchie. Per questo ogni giorno che passa aumenta la mia passione per la ricerca. E quando morirò e bruceranno il mio corpo e diventerò cenere che si mescolerà all'aria, alla terra, agli alberi e alle stelle, chiunque respirerà quell'aria o vedrà i fiori che spunteranno da terra o alzerà lo sguardo alle stelle, forse amerà la scienza un po' di più. Insomma, la scienza come passione, passione assoluta, e questo mi permette di introdurre due magnifiche artiste: Cinzia Pennesi e Maria Letizia Gorga, che ci accompagneranno stasera in questa nostra festa. E loro sono davvero maestre di passione, quindi io lascio a loro la parola. Sempre sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore, ma chi ha
benedetti voi che con la vostra ricerca la salvate questa vita. Sembra sia arrivato il momento di dare la parola al padrone di casa, ma prima vi ricordo un'altra massima di Albert Einstein, che diceva che la scienza è una cosa meravigliosa a patto che non si debba vivere di scienza. E mi sembra che ci siano molti a dover vivere di scienza, e sicuramente uno che vive di scienza da sempre è Gennaro Cirpelli. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Devo dire come prima cosa che non sono il solo padrone di casa, perché c'è con me Aldo Morrone, che prego di salire sul palco. Allora, un grande grazie da parte di tutti e due per essere venuti così numerosi questa sera. Io mi sento molto emozionato. Aldo di meno, perché lui è molto... E comunque sapete tutti che questa è stata una cosa preparata nel giro di pochi giorni, con il grande supporto di tanti di voi, e speriamo che ci venga bene. Vuoi dire qualcosa prima? Che io ne sono sicuro, io vi ringrazio perché nonostante lo abbiamo pagato siete tutti numerosissimi, sono affascinato all'idea che si vive di scienza, ma alcuni di questi colleghi straordinari vivono in una realtà di precariato in cui andiamoci il buffet per la scienza. Bene, allora possiamo cominciare. Io questa sera non vi parlerò di cose complicate, di cose tecniche. Ho deciso questa sera di parlare della vita di un ricercatore. Ma quale ricercatore? Chi è il ricercatore? Sono io. Vi parlerò di me stesso, della mia carriera di ricercatore, ma non vi preoccupate, non vi spaventate, non prenderò molto tempo. E la suddividerò in due fasi. Questa mia avventura è nata, io mi sento un vecchiaccio della ricerca, è nata circa 50 anni fa. 50 anni fa, quando ero studente di liceo, una sera mio padre, che non mi regalava mai niente, tornò a casa e mi fece un regalo, mi portò un regalo. E questo regalo era un libro particolare, vedrete tra poco, ma devo fare una premessa. Mio padre era matematico, sposato con una matematica, il primo figlio matematico, il secondo ero io, il secondo e ultimo, e a questo punto era un po' troppo e decise che doveva cercare di fare qualcosa per non farmi diventare matematico, e mi regalò questo libro, che è un libro sorprendente per l'epoca, stiamo parlando di 50 anni fa, e era estate, io lo lessi avidamente, ero alla fine del penultimo anno di liceo, e decisi di fare ricerca. E quindi subito dopo, dopo un anno, mi iscrissi a medicina. Mi iscrissi a medicina e erano tutti contenti perché non sarei diventato matematico mai. Anzi, mia madre era più contenta di tutti perché i matematici non facevano soldi, non guadagnavano, guadagnavano poco. Quindi era contentissima che mio figlio diventerà un medico. Io non volevo diventare ricercatore. Purtroppo mia madre non ha nemmeno visto, non mi ha visto laureato. Comunque, al secondo anno di medicina io incontro un grande della ricerca in Italia, Riccardo Cortesi, un giovane professore universitario che mi affascinò. Mi affascinò, fece il corso di biologia molecolare con lui. Lui era a lavorare con lui molto presto nel mio corso universitario, e da allora è cominciato un sodalizio che è durato più di 30 anni. Quindi una storia, se vogliamo, di amore nei confronti, diciamo, del mio mentore. E per 30 anni abbiamo lavorato, almeno per una decina di anni, a questa molecola che è il mia transfer, che si è evoluta nel tempo. Prima avete visto una figura, poi quest'altra, poi ce ne sarà un'altra. E con lui ci siamo spostati a lavorare in Germania, e poi siamo
tornati a lavorare in Italia. E questo sodalizio è stato, diciamo, un vero proprio banco di vita nel quale ci siamo arrabbiati, abbiamo litigato molte volte, ci siamo riappacificati, abbiamo fatto tante cose assieme. Evolvendo, così come è evoluta la conoscenza dell'RNA transfer, quella molecola rappresentata nella prima diapositiva, per arrivare a questa. Finché poi siamo approdati in Italia a lavorare in un posto che si trova vicino a Ifo, si trova a Pomezia, si trova a 10 minuti di macchina, ed è questo. Uno potrebbe vedere questo posto, potrebbe pensare, ah, questo è in California, negli Stati Uniti, invece no, è vicinissimo a dove lavoriamo noi, e qui abbiamo lavorato per 20 anni facendo delle cose bellissime. Poi questa cosa è finita. È finita questa cosa perché è cambiata la gestione di questo istituto, e siamo andati via prima Riccardo Cortese, poi anche io, ed è stato un momento difficile nel quale sono stato aiutato da mia moglie, Rita, la quale ha permesso di superare quel momento di grande difficoltà, e questo mi ha successivamente, diciamo, rigenerato a nuova vita, ed ecco, ora sono qui con voi dopo aver superato quella fase. La cosa che mia moglie, che anche lei è una ricercatrice, è una biologa, lei ama fare ricerca, ma ama anche guardare le cellule. Lei è una, io la chiamo, è la donna che sussurra le cellule. Lei piace stare al microscopio ore, guardare le cellule e interrogarle, vedere le varie sfaccettature, e questo, diciamo, è una prerogativa che talvolta addirittura particolare, talvolta noi abbiamo il microscopio che si muove per casa e si trova non soltanto nello studio, ma talvolta arriva anche, ecco mia moglie, talvolta arriva anche nel tavolo della cucina, è una cosa un po' particolare. Fatto sta che un giorno Rita mi chiama e dice, mi chiama il microscopio e dice, vieni a guardare, ho trovato una cosa particolare, è questa non è un fotomontaggio, è una cosa vera, è una cellula con il nucleo a forma di cuore, ed è una cosa bellissima perché ci dice che la biologia è amore, la biologia è qualcosa che ci può prendere da, e ci entra dentro e non ci lascia più, e le cellule ci parlano. Quindi io voglio lasciare questo messaggio a tutti, voglio dedicare questa serata a mio padre, mia madre, Riccardo Cortese, Rita e tutti voi che siete qui, tutti i ricercatori dell'istituto. Complimenti, devo dire che Gennaro è stato straordinario in questa sua capacità di farci innamorare delle cellule, anche quelle a forma di cuore, e quelli che siedono al microscopio e quelli che si aggregano dentro un corpo intero e danno la figura di un essere umano o ancora meglio di un essere vivente. Io rimango affascinato dal racconto di Gennaro. Voi vedete alle mie spalle delle immagini, perché noi crediamo che la nostra ricerca scientifica sia una ricerca scientifica traslazionale. Traslazionale vuol dire che supera i confini delle mura di un laboratorio, supera i confini tra le nazioni, supera i confini geografici, supera anche i confini tra appartenenze di ceti, tra pelle bianca e pelle scura, tra chi è ricco e chi è povero, e se ha un senso la ricerca traslazionale è quella di portare questa ricerca ai traguardi dello studio delle molecole, ai traguardi dello studio di nuove terapie, di nuove possibilità terapeutiche anche al di là degli oceani, dei mari, al di là dei confini che noi crediamo dove non viva nessuno, o che talvolta vediamo soltanto in televisione. C'è un altro mondo, c'è un mondo fatto di altri ricercatori. Voi sapete che questa è la notte della ricerca scientifica, dei ricercatori, ma è la notte europea. A me dispiace pensare che non ci sia anche la notte africana, la notte medio orientale, la notte dell'estremo oriente.
e veniamo lì in questi altri mondi perché la ricerca scientifica non si muove soltanto con il click di un mouse, si muove sulle gambe delle persone che hanno la forza e il coraggio di andare in queste aree del mondo, incontrare i giovani ricercatori, addestrarli in nuove tecnologie, condividere con loro i nostri saperi, ma contemporaneamente imparare anche che talvolta una carezza può avere il valore maggiore di un medicinale. Talvolta la carezza ci consente di incontrare la dignità di una persona malata, indipendentemente dal colore della pelle, ci consente di incontrare una persona sofferente, una persona che ha paura, una persona che è fragile e che nonostante ciò si fida e si affida a noi. E ecco il vantaggio di una ricerca prodotta soprattutto da ricercatrici, da ricercatori, come dicevo prima, che in gran parte sono umiliati da un'istituzione pubblica che ancora per 10-20 anni li fa rimanere precari. Con la precarietà non si fa la ricerca scientifica, con la precarietà non si combatte la precarietà della salute e della malattia. Poco fa nella canzone abbiamo ascoltato qualcosa di straordinario, la vita è una, teniamocela stretta. È piaciuto chi vive, chi perde, chi muore, questa è la nostra realtà. La nostra realtà è quella di riuscire a portare fuori dai nostri laboratori a chilometri di distanza, a migliaia di chilometri di distanza, ad altre persone che hanno il diritto alla tutela della salute come lo abbiamo noi. Ma non soltanto i paesi più poveri o le aree impoverite, ma in via di evoluzione, perché comunque queste aree hanno università, hanno giovani ricercatori, giovani medici, giovani biologi, giovani chimici che hanno voglia di imparare, hanno voglia di rimanere nei loro paesi, hanno voglia di scambiare con noi le conoscenze scientifiche. Allora noi questa grande opportunità, una sera per la ricerca scientifica che non si limiti ai nostri confini. Vedete, questa è una scuola meravigliosa dove non ci sono computer, dove non ci sono apparecchiature, ma fanno lezione, si vede, sui sassi. Questo era l'anniversario del 2000, loro utilizzano in quest'area il calendario giuliano e noi abbiamo imparato che il calendario giuliano consente di dividere l'anno in 13 mesi, 12 mesi da 30 giorni, un 13° mese da 6 giorni. Si va e si impara anche ad accarezzare le persone, ad stare accanto alle persone, ad avere quella capacità che va oltre la malattia, oltre la capacità di guarire, che si ferma accanto a loro per riflettere sul senso della vita insieme a loro. E allora mi affascia una ricerca scientifica, vedete, questa è una notte con questi bambini, fortunatamente non si vede che cosa sono affetti, mi affascina il pensiero che la ricerca scientifica non è soltanto per i malati, io li chiamo persone malate, persone che si fidano e si affidano a noi, non clienti, utenti o malati, perché la malattia caratterizza la vita di una persona soltanto per un periodo della vita, si spera, non per sempre, ma soprattutto perché mi affascina lo sguardo di questa donna con questo bambino, che è uno delle tante pazienti, delle persone che si rivolgono a noi, perché se ha un senso la ricerca scientifica è per tutte le persone, per tutti gli esseri umani, ma soprattutto per tutti gli esseri viventi, perché non credo che questa sera noi possiamo andare a casa non sentendo nel cuore il fatto che il futuro del mondo è un futuro di tutto il mondo. Non ha senso oggi aver celebrato la giornata per la salvaguardia del pianeta se non siamo capaci di stare attenti ai fiori, alle alghe, ai tramonti. Cioè ogni qualvolta c'è idrogeno, potassio, carbonio, c'è la vita, e la vita di tutti gli esseri viventi è espressione della vita del mondo. Noi siamo frammenti di stella. Mi piace riportare questa idea che ogni essere umano, ogni essere vivente è un frammento di stella, e nei nostri laboratori noi lavoriamo e ci incontriamo ogni giorno con frammenti di stella. Grazie ai dottori. Io per evidenti motivi vorrei riportare il discorso più in basso, siamo sempre troppo. E allora volevo dirvi che sicuramente la ricerca ha fatto dei grandi passi avanti, però non bisogna assolutamente dimenticare le tradizioni popolari, che anche quello sono frutto di ricerca in campo medico, cioè sono frutto di ricerca sul campo. Allora io sono andato a scovare in un vecchio libro dei rimedi romani, squisitamente romani, per la cura di una serie di malattie. E chiaramente queste possono essere motivo di ricerca per qualcuno, addirittura essere un aiuto professionale per qualche medico che è in sala. E vi leggerò prima questa cura dei geloni. Per avere Frigerio ai geloni,
fa bene un impiastrino di marva cotta e de sardia, oppure dai ho pisto con mele cotte, fravole mature e farina de ceci. Ma se poi volete guarire veramente e ve volete far passare financo quel rosore che tanto dà tormento, specialmente alle creature, la sera, prima di andare a piccarvi sotto alle pezze, bagnatevi i geloni bene bene col piscio caldo e poi metteteci pure i piedi a mollo per una decina di minuti, vedrete che è una mano santa. Ma ci sono altri rimedi per farsi passare la fuggitiva, per farsi passare la fuggitiva, o come dico scientificamente cagarella o diarella come si chiama adesso, non c'è niente, piate una bella manciata di canipuccia e pistatela bene bene in del mortale. Fatto questo, mettetela così pistata in una pezza del bucato, poi piate due bicchieri, uno pieno d'acqua e uno vuoto, intignete la pezza con la canipuccia, entra il bicchiere con l'acqua, quando si è bene rimbevuta cacciatela e spremetela dentro al bicchiere vuoto. Quella spremitura bevetevela insieme al succo di un bel limone romanesco e la diarella vi sparisce come per incanto. E l'ultima, una cosa ecco, che penso possa interessare anche altri medici, perché questa è una cosa che ha anche una sua valenza, diciamo, psicologica. Per guarire le creature dal male della lupa. Quando una creatura ve magna, non si ingrassa mai, anzi va resta lercia e secca come un ancinello, è segno che quella povera anima di Dio c'ha il male della lupa. Allora per farla subito guarire, si porta dal fornaro e si fa infornare. Ecco come si fa. Quando il forno è pieno di pane, se no non vale, l'infornatore tira la parata del forno, si tira in braccio la creatura e la passa tre volte davanti al forno dicendo ogni volta che ci passa: sfama de lupa, sfama de lupa, sfama de lupa. Si senza. Ma adesso diamo la parola invece a dei dottori seri. Allora, vorrei sul palco Maria Cecilia Cercato, Paolo Tricotti e Marta Massi. Allora io vi do il microfono e vi lascio a cose più serie. Grazie. Sono un medico e sono qui stasera per parlarvi di narrazione. L'uomo è fondamentalmente un narratore di storie. Sin da piccoli noi siamo abituati a raccontare la nostra vita di noi stessi e ad ascoltare i racconti di chi ci sta vicino. Narrando noi costruiamo la nostra identità. Diamo un senso alla vita, a quello che ci accade, e costruiamo le relazioni, prima in famiglia, poi la scuola, le amicizie, il mondo sociale. Questo è quello che fa di noi persone. Ora, il medico sicuramente è colui che è un esperto della malattia, ma il paziente è l'esperto di se stesso. E allora perché non dare uno spazio alla narrazione nella relazione di cura, che in fondo è una relazione di aiuto basata sulla fiducia? Recuperiamo in qualche maniera quello che era il tempo dell'ascolto del medico di prima maniera, del medico condotto, e questa essenzialmente è la medicina narrativa. Il malato è quello che può raccontare come la malattia si manifesta, non soltanto dal punto di vista clinico, ma anche come incide nel suo progetto esistenziale. E allora la medicina narrativa. Rita Sharon, colei la quale ha fatto vivere questa modalità di una metodologia assistenziale, e quella che ha dato un nome a questo. E voglio solo citarvi un altro passo molto importante che è avvenuto in questi ultimi anni. L'Istituto Superiore di Sanità ha voluto fare una consensus conference dalla quale sono emanate le linee guida
per l'applicazione di questo metodo e delle raccomandazioni, e in particolare che la medicina narrativa da adesso in poi venga inserita nei corsi di formazione degli operatori sanitari e che venga valutata dalla ricerca. Perché? Perché ogni nuova metodologia merita di essere validata prima di poter essere applicata, e quindi noi abbiamo raccolto all'Istituto Regina Elena questa sfida e abbiamo iniziato dei progetti multidisciplinari in collaborazione. Questo è quello a cui siamo più legati, Raccontami di te, e la raccolta di scritti della propria esperienza con la malattia di non solo pazienti e familiari ma anche di operatori sanitari, e poi il diario digitale narrativo, una cartella, un vero e proprio spazio narrativo dove i pazienti possono raccontare di sé durante il trattamento. Che cosa abbiamo imparato da questi studi? Prima di tutto che raccontare fa bene, e non soltanto al paziente, ai familiari, ma anche agli operatori sanitari. Insegna ad ascoltare l'altro, ad apprezzare il punto di vista dell'altro e a sostenere le alleanze. E poi ancora, questa è la cartella narrativa, è uno spazio dedicato al paziente, e i curanti, in questo caso sono stati medici e infermieri, hanno potuto calare concretamente il momento della cura nella quotidianità del paziente. E allora soltanto questo, un mio ringraziamento a tutti quelli che hanno voluto collaborare. Questo è il primo gruppo, quello delle pioniere, che ci ha dato coraggio, a loro si sono aggiunti molti altri, e un grazie a loro e a tutti voi per essere qui. Allora, io sono un coordinatore infermieristico e mi hanno chiamato perché vivo da ormai lavorativo da circa 40 anni. Quando giovane me l'hanno detto, ho detto che sto facendo il confronto perché io ho fatto il genere questa mia, quindi sto meglio, e la differenza non è importante sapere. Comunque, diciamo che sicuramente sono testimone vivente dell'evoluzione che ha avuto la nostra professione, che dal punto di vista culturale ha conosciuto nei 20 anni uno sviluppo esponenziale dal punto di vista della didattica e della lavoro per le liste. Ma questo anche come conseguenza ha avuto in sé la richiesta sempre maggiore dello sviluppo delle competenze. Competenze avanzate tanto da culminare anche sempre nella didattica con l'istituzione della ricerca infermieristica. Lo stesso professionale nostro conosce un centro di eccellenza della ricerca infermieristica in cui ci sono docenti che vengono da tutto il mondo. Ma a parte questo, io che voglio dire è proprio in questo periodo storico in cui la scienza, la ricerca ha la massima espressione, c'è bisogno sicuramente di recuperare quello che poi è sempre stato lo specifico, cioè l'elemento relazionale. Ed è anche la persona in cura che ce lo dice. Dice: il medico, io da medico voglio che usi tutte le armi della ricerca, della scienza, per sconfiggere la mia malattia. Ma ho anche bisogno che qualcuno mi ascolti. Ho anche bisogno di parlare, di dire quello che giornalmente questa malattia mi comporta. E allora che da un punto di vista, diciamo, parlo per quello che conosco, da un punto di vista clinico assistenziale, ad esempio noi nel reparto dove vivo io, in radioterapia, abbiamo iniziato una assistenza personalizzata, un modello assistenziale basato sul rapporto l'infermiere referente di patologia con il paziente. All'inizio, quando abbiamo iniziato, il paziente veniva non capendo di che cosa si trattasse, ci diceva: io non devo fare il prelievo. E noi dicevamo: no, il collega diceva: io sono il suo infermiere referente, la seguirò da questo momento per tutto il periodo del trattamento. E l'efficacia di questo modello assistenziale l'abbiamo riscontrato, anche perché gli effetti di tossicità legati alla radioterapia, come le mucosite e la radiodermite ad esempio, che sono quelle più frequenti, sono state notevolmente ridotte. Ma la bontà del modello risiede nel fatto che quando viene il paziente e deve comunicare il controllo settimanale, dice: oggi c'è Mara, la mia infermiera referente, devo fare il controllo settimanale.
quindi si crea un rapporto di fidelizzazione, veramente un patto vero e proprio di assistenza. Diciamo che per chiudere, e questa è la diapositiva finale, c'era una citazione, è brutto fare la citazione, ma la dovevo fare, di Eraclito che dice: il logos è comune a tutti, però spesso e volentieri ognuno di noi pensa di difendere una propria ragione privata. La ricerca invece per definizione si apre, si confronta, e anche tutti gli operatori, dal paziente o dalla persona che si sta curando, al medico, all'infermiera, al ricercatore, deve attraversare un percorso che è anche accidentato. Non sempre si vince, ci sono anche dei momenti di fallimento, ma se si sta insieme non si perde l'equilibrio ed è difficile cadere. Grazie. Buonasera, io sono un neurologo e mi occupo di una malattia rara, che è l'epilessia, che a volte capita in persone che hanno una neoplasia cerebrale. E sono un ricercatore, sì, però cosa ricerco? Ricerco non soltanto una buona scienza, ma ricerco anche come trasferire la buona scienza in una buona vita. Ed è per questo che, parafrasando un film, io non lavoro da sola. Oltre a lavorare con le persone che lavorano assieme a me, io lavoro portandomi con me i desideri, le aspettative, i sogni, le speranze delle persone che hanno la patologia di cui io vorrei prendermi cura. Ed è per questo che ritengo che senza collaborazione, senza condivisione, non sia possibile una buona ricerca scientifica e soprattutto non sia possibile traslare la ricerca che noi facciamo all'interno di una buona assistenza. Questo lo abbiamo cercato di fare in vari modi, grazie soprattutto al supporto delle persone malate che lavorano assieme a noi e che camminano il loro cammino doloroso assieme a noi, ma anche grazie al supporto dei loro parenti, dei familiari e di associazioni di volontariato. In particolare io ricordo, e ne parlerò poi, l'associazione Blaise Matteo Blasi, e anche grazie al supporto economico di associazioni quali la Chiesa Valdese, che ci hanno supportato nel mettere in atto dei progetti di ricerca che avessero la finalità di assistere i pazienti. Questo perché? Perché proprio aprendo la mente, come dice il titolo della mia relazione, è possibile guardare un pochino al di là del piccolo proprio campo di ricerca e rendersi conto che magari la persona con una malattia ha bisogno di qualcosa in più, e quel qualcosa in più glielo puoi dare solo se sei in grado di ascoltarla, se sei in grado di condividere con lei. Ed è per questo che abbiamo creato, ad esempio, all'interno del Centro per l'Epilessia dei percorsi di riabilitazione cognitiva, che sono attivi da anni e che sono possibili grazie al supporto dell'associazione Blaise e possibili grazie al finanziamento della Chiesa Valdese. Abbiamo creato delle serate dedicate ai giovani e quindi alla società per dare una buona informazione scientifica, delle serate musicali all'interno delle quali ci fossero delle pillole di buona informazione, che noi infatti abbiamo chiamato Happy Neuro Hour, nell'ambito della Settimana Mondiale del Cervello in associazione con la Rana Foundation americana. Oppure ancora abbiamo, grazie alla condivisione con menti diverse, quindi con competenze diverse, in questo caso con l'ufficio stampa, il personale dell'ufficio stampa e sempre con l'associazione di volontariato Matteo Blaise, abbiamo creato il video che voi vedete che gira alle mie spalle, che è il primo video in Italia dedicato a questa patologia rara, quindi all'epilessia da tumore cerebrale, e che serviva a dare, in particolare rivolgendosi ai giovani, una buona informazione che fosse foriera di eliminare la paura, in grado di eliminare la paura per ciò che è sconosciuto. E così come abbiamo dato vita alla prima pubblicazione in Italia, il primo libro che è nato e uscito pochi mesi fa, sempre sull'epilessia, e proprio per dare buone informazioni e per condividere. E concludo dicendo che abbiamo condiviso con i pazienti, abbiamo condiviso con l'associazione Blaise tante cose e soprattutto abbiamo condiviso anche la possibilità di fare un buon intrattenimento, anche perché grazie all'associazione Blaise è nato un premio dedicato ai giovani musicisti che va avanti da parecchi anni, attraverso il quale vengono premiati
dopo un'attenta selezione, dei musicisti che sanno fin dall'inizio che il loro lavoro e che la loro musica servirà per finanziare la ricerca scientifica. E questo a chiusura della condivisione della mente aperta. E quindi con queste mie parole io vorrei presentare il vincitore di quest'anno del premio Blaze Matteo Blasi, che è il cantante Matteo Cappella, che prego di venire qui e che ci canterà una canzone, una delle canzoni che ha presentato al premio. Grazie. Questa non l'ho suonata al premio, la suono stasera, si chiama Isola. Aiutati da un medico e molti di noi moriranno aiutati da un medico, si scherza e dobbiamo dire che la medicina ha fatto veramente dei grandi passi in avanti, degli enormi progressi. Pensate solo a quante nuove malattie sono state inventate e come ha detto Aldous Huxley almeno 50 anni fa,
La medicina ha fatto così tanti progressi che ormai più nessuno di noi è sano. E certo, perché assumiamo tutti troppe medicine. Ah, a proposito, sapete che cos'è una medicina? Una medicina è una sostanza che, se iniettata in una cavia, produce un articolo scientifico. La verità è che ricorriamo un po' troppo alle medicine, tutti quanti, chi più chi meno, ma specialmente le donne, che hanno medicalizzato persino la bellezza. E infatti qui cito una frase di Karl Kraus che dice che la cosmetica è la scienza del cosmo della donna. E quindi ripasso la parola alle due splendide donne di stasera. Grazie. Stare lì, sfolgorare. Come dicevi, ragazzino di Stella, lì? Brutto da fermare un orologio? Beh, bella da fermare un treno in corsa. Bella, bellissima, perfetta, una bella. Bella tutta, nei particolari, nei dettagli, la bocca, il naso, la pelle, gli occhi, i capelli, miliardi e miliardi di capelli, però neanche un pelo. Lissa. Belle le unghie, le nocche, i tendini di collo, belle le ossa, i polmoni, il fegato. Il fegato. Le analisi del sangue. La roba che quando vai a fare una radiografia, poi il medico se ne fa fare una copia per potersi masturbare il segreto di nascosto dell'infermiere. Talmente bella! Di essere anche simpatica, divertente, intelligente, no, a te chiedono soltanto che tu esista. Si accontentano di poterti osservare da lontano ogni tanto, senza neanche avvicinarsi troppo. Bella, bellissima, sublime, talmente bella da essere anche al di sopra, al di là dei meccanismi del sesso, della seduzione, del possesso. No, bella è intoccabile, irraggiungibile, intangibile, siderale, una dea, una vera dea. Avvengono i miracoli? Allora, per una volta nella vita, una volta sola, e non per tanto tempo, mi basta giusto il tempo di riposare un poco, per cercare di recuperare almeno in minima parte tutte le energie che in tutta la mia vita ho dovuto sprecare per cercare di essere carina, divertente, seducente, sexy, spiritosa, simpatica, diversa, imprevedibile, adorabile, forte, coraggiosa, disponibile, unica, allegra, intelligente, complice, materna, comprensiva, responsabile, sportiva, sensata, sensibile, autonoma, fedele, sostituibile, libera, onesta, affidabile, economa, sicura, catalitica, sessualmente, politicamente corretta. Basta! Non ce la faccio più. Per una volta nella vita vorrei essere solo bella. Ogni voce ascolto non sento.
sopra la folla che non sa. Ricerca gratuita, algoritmi e intelligenza artificiale. E vedete connessioni tra Twitter, social media e algoritmi con la ricerca? È difficile, ma c'è una stretta connessione. Dobbiamo considerare che noi viviamo nel mondo più connesso della storia e possiamo fare cose incredibili. Immaginiamo un chirurgo può operare un paziente a migliaia di chilometri di distanza. Io nel mio piccolo posso elaborare dati creati in America il giorno prima o in altre nazioni. E tutti noi, se guardiamo indietro, ci rendiamo conto di quanto la nostra vita sia cambiata. Siamo perennemente connessi, in contatto con amici, colleghi, familiari, in qualunque parte del mondo. Noi creiamo dati e assorbiamo dati in continuazione. In aggiunta, siamo la prima generazione della storia ad avere accesso alla conoscenza, semplicemente con un click al computer. Abbiamo accesso libero alle biblioteche virtuali. E in più, noi abbiamo anche, come umanità, la capacità di creare dati, ma non abbiamo la capacità ancora di poterli analizzare nella maniera più opportuna. E questo è una delle sfide del futuro di cui abbiamo necessità di affrontare: capire come analizzare l'immensa quantità di dati che noi produciamo ogni giorno. In particolare, io lavoro nel campo dell'oncologia e analizzo dati dei pazienti. Questi dati sono rappresentati dal genoma del paziente, dai geni, e possono essere molto utili per il futuro della medicina. Riusciamo a creare degli algoritmi che sono in grado di imparare da ciò che conosciamo adesso, e questi algoritmi hanno la capacità di predire l'evoluzione dei tumori. Non è scontato, effettivamente è davvero difficile, e stiamo migliorando di mese in mese. Nuovi studi vengono pubblicati in continuazione sulla capacità di predire l'evoluzione dei tumori e la capacità da parte del medico di trattare il paziente come un'unica entità, non come una categoria di tumori, ma come un essere che necessita di quel particolare farmaco anche a quella particolare ora, e in 10 anni diventerà lo standard clinico mondiale. Ma cosa possiamo fare noi ricercatori? Possiamo lavorare
ma abbiamo la necessità di condividere il nostro lavoro con tutti voi. E anche voi necessariamente avete l'opportunità di interagire con noi. Quindi noi possiamo e dobbiamo, a mio parere, condividere ciò che facciamo giornalmente, rendervi partecipi, e voi avete la possibilità di poter essere in contatto con noi. E l'importanza di questa interazione è fondamentale. Sono tantissimi casi in cui i pazienti o gente comune contatta il ricercatore per dare degli input, delle idee, perché ciò che alla fine è veramente importante, e nessuna macchina lo potrà fare, è riuscire ad avere le idee, essere il motore dell'innovazione. Quindi tutti noi siamo alla ricerca e dobbiamo lavorare tutti insieme. Viva la ricerca! Forse qualcuno nel pubblico si sta domandando che cosa voglia dire MTB. Allora, MTB sta per Molecular Tumor Board. Tra un attimo cerco di spiegare cos'è, ma prima lasciatemi dare due buone notizie. La prima buona notizia è che i tumori commettono errori. Questi errori rimangono scritti, rimangono scolpiti, sono inchiostro indelebile sul materiale genetico del tumore, sul DNA. Questi errori sono la forza del tumore, perché gli permettono di acquisire un vantaggio perverso sull'ospite, sul malcapitato paziente che ospita il tumore. Ma questi stessi errori, che sono la forza del tumore, sono anche la sua debolezza, sono il suo tallone d'Achille, perché il tumore diviene dipendente da questi errori, così come il tossicodipendente è dipendente dalla droga, dal farmaco che assume. E se voi volete mandare in crisi di astinenza il tumore, adesso ci sono molti metodi. Si chiamano farmaci a bersaglio molecolare. Questi ottengono esattamente questo risultato. Ce ne sono ormai tantissimi, è un catalogo che si espande, così come si espande il catalogo degli errori che commettono i tumori. E la seconda buona notizia viene qui. In questi 10, 15, 20 anni in cui abbiamo cominciato a utilizzare questi farmaci, in cui gli oncologi medici hanno cominciato a utilizzarli, una cosa che è diventata molto chiara è che in molti casi, non in tutti, ma in molti casi, un farmaco a bersaglio che era stato sviluppato per un tumore, diciamo il melanoma, può essere poi utilizzato anche per altri tumori, come per esempio il carcinoma del polmone. E funziona. Quindi a questo punto ci troviamo in una situazione estremamente interessante, estremamente innovativa, un panorama che non era mai stato apprezzato in questa maniera. Noi abbiamo tanti errori, tanti tumori, tanti farmaci e infine abbiamo il quarto elemento, pazienti tutti diversi uno dall'altro. Noi dobbiamo imparare a combinare tutti quanti questi ingredienti per migliorare le terapie. Ma non è proprio così scontato, perché se noi utilizzassimo le metodologie che l'oncologia medica per decenni ha utilizzato, ci potrebbero volere ulteriori decenni per sfruttarli al meglio. Ed ecco che in questo scenario entra il Molecular Tumor Board. Il Molecular Tumor Board è un organismo multidisciplinare in cui siedono tanti professionisti, siedono oncologi medici, chirurghi, farmacologi, biologi molecolari, patologi, farmacisti. Ognuno di loro da solo non sarebbe mai in grado di assegnare queste terapie in questa maniera così sofisticata, ma unendo le loro forze, lavorando in team, è possibile farlo non solo per i pazienti che hanno delle note alterazioni genetiche in cui l'errore è noto, ma si può andare a scovare, a caccia nel genoma per avere una terapia su misura. Questo è il Molecular Tumor Board. Sono stati fatti in tanti paesi, sono stati fatti in tanti posti. L'ambizione è ovviamente quella di arrivare a curare, ma c'è un'ambizione ancora più grande. L'ambizione è quella, come diceva Giacomo, di condividere i dati e quindi imparare dai successi e anche dagli errori. Voi direte sono tutte chiacchiere,
Allora vi racconto brevemente quella che è stata l'esperienza di questo ultimo anno alla Regina Elena con il nostro morbo di ultimo ricordo. 40 pazienti analizzati, 12 pazienti che avevano la possibilità, avevano risolto ogni possibilità terapeutica per il quale è stata trovata un'ulteriore vulnerabilità. 9 di questi hanno risposto alla terapia. In 2 casi abbiamo avuto delle risposte in pazienti che avevano un orizzonte di vita davanti estremamente limitato. Li definiremo pazienti terminali. Nel giro di poche settimane sono tornati in occupazione della vita quotidiana. Lasciatemi chiudere con una... questo ha nessun costo per il paziente. Ci siamo attivati per ottenere modalità opportune di somministrazione di questo modo molto particolare, molto nuovo di assegnare terapia. Un'ultima considerazione personale: io sono qui, sono un medico ricercatore, non sono un oncologo. Credo che moltissimi di voi che siete tra il pubblico avrebbero molto più tiro di me a parlare di questa cosa, però voglio dire una cosa a nome di tutti noi del Molecular Tumor Board. Abbiamo lavorato per un anno sotto il coordinamento di Gennaro Ciliberto, che ha fortemente voluto il Molecular Tumor Board a Regina Elena. In questo anno una lezione, almeno una, credo che posso dire che l'abbiamo imparato. Abbiamo colto questa relazione, questo punto di contatto, questa cosa inaspettata che collega le molecole da una parte e la persona dall'altra. Vi ringrazio. Buonasera, sono Enrico Rizza. Oggi sono venuto per rappresentare quella squadra di medici chirurghi che tutta la mattina alle 7.45 vedete sparire nei sotterranei dell'ospedale e riuscire tra le 8 e le 9 la sera. Anche noi siamo un motore importante della ricerca per l'istituto, ma non solo, perché formiamo quei tessuti, quegli organi, quei liquidi biologici e partecipiamo attivamente alle ricerche fornendo tutti i dati poi clinici e dei follow-up. Noi tutti i giorni, quando spariamo nel sotterraneo delle nuove sale operatorie costruite nell'istituto, viviamo questa grande rivoluzione silenziosa che sta avvenendo, una rivoluzione molto importante nella chirurgia, la sfida della chirurgia di precisione, dove il chirurgo non si interagisce più direttamente col paziente, ma c'è un'interposizione di una dimensione virtuale. Le nostre sale operatorie sono estremamente tecnologiche, oltre alla presenza del robot possiamo interagire con le tacche, le risonanze, possiamo quindi avere una serie di informazioni e calarle nel paziente per rendere la chirurgia minimamente invasiva e impattante per questi pazienti che hanno delle malattie già molto importanti e destruenti. Le mani, che sono fondamentali per il chirurgo, non toccano quasi più direttamente il paziente. Noi ora abbiamo degli strumenti, non più le forbici, i fili, che ci permettono di tagliare, di cucire, di saldare tessuti. E questi strumenti hanno delle forme più piccole, tali che entriamo nelle cavità addominali e nelle cavità toraciche attraverso dei piccoli buchi. Ma possiamo, con le nuove tecnologie di questa interfaccia virtuale, simulare le fasi più importanti dell'intervento e poi effettuarle quando siamo sicuri che quei passaggi chirurgici siano giusti. I nostri occhi non bastano più, noi riusciamo, grazie a queste tecnologie, a immettere delle sostanze particolari fluorescenti che reagiscono con i fasci di luce delle nostre ottiche e possiamo differenziare quello che è un tessuto sano da un tessuto malato e quindi decidere dove procedere alla dissezione nella maniera più precisa e perfetta per il paziente, oppure non fare più le linfadenectomie estese come vedete sullo sfondo, bensì accendere solo quei linfonodi che devono essere asportati. Tutto questo sta avvenendo e stiamo sperimentando nei sotterranei dell'ospedale, come in tante altre sale operatorie avanzate degli istituti di ricerca di tutto il mondo. La chirurgia sta cambiando, come sta cambiando la nostra vita quotidiana e il nostro modo di reagire e interagire con gli altri, grazie a queste introduzioni di fasce virtuali. Ma la chirurgia di precisione significa anche un modo diverso
che stiamo vivendo in istituto, di vivere la chirurgia, dove la chirurgia è preservazione. Mi riferisco fondamentalmente al progetto della banca del tessuto ovarico, dove noi, grazie a queste tecniche endoscopiche, prima della radioterapia e della chemioterapia, siamo in grado di togliere dei tessuti normali, nella fattispecie le cellule, uovo della donna, rimuovendo la corticale, e trattarle in laboratorio, con i laboratori che abbiamo vicino alle sale operatorie, e permettere a queste donne giovani di preservare sia la funzione ormonale che la funzione riproduttiva dopo la guarigione, dopo la radioterapia e la chemioterapia. Quindi il chirurgo, quello che vedete sparire sotto meno due ogni giorno, è un attore principale della ricerca, e non ve lo dovete dimenticare. E noi siamo, oltre ai fornitori dei pezzi, siamo noi stessi attori in questa rivoluzione che porterà dei grandi avanzamenti nella qualità di vita dei nostri pazienti. Beh, diciamo che fare il medico è davvero un bel mestiere. Prego. Abbiamo di nuovo Maria Letizia Gorga. E il maestro Cinzia Pellesi. Farmacista. Buongiorno. Buongiorno. Desidera? Beh, è difficile a dirlo. Beh, sarà una parola latina. No, è che l'ho dimenticata. Vedrà, ci arriveremo. Non ha la ricetta? No. Che cosa le occorre di preciso? Beh, mi occorrerebbe la ricetta. No, voglio dire, sta male. Ma come le è saltato in mente? Io non lo so, come le vengono in mente certe idee? Ho l'aria di uno che sta male. No, volevo dire se la medicina è per lei o serve per un'altra persona. Ma no, è per il mio bambino. Ah, è per il suo bambino. Allora è il suo bambino che è malato. Di che cosa avrebbe bisogno? Avrebbe bisogno di una madre. Ah, il bambino non ha madre? Sì, ce l'ha, ma non è quella giusta. Ah, dunque ha una matrigna? Purtroppo la madre è più igna che giusta, e perciò il bambino deve essersi preso il raffreddore. Tossisce il bambino? No, strilla e basta. Forse gli fa male da qualche parte. Può darsi, ma è difficile da capire. Lui non dice dove gli fa male, io e la matrigna facciamo quello che possiamo. Oggi ho detto al bambino, se dici da bravo dove gli fa male, un bel giorno ti regalerò un motorino. E lui? Non lo vuole dire, è talmente ostinato. Ma che età? 6 mesi.
A 6 mesi un bambino non sa ancora parlare. Ma questa mamma potrebbe almeno indicare dove gli fa male. Se un bambino è già capace di strillare tanto, dovrebbe essere capace di indicare, no? Così si saprebbe dove è il focolaio della malattia. Per caso si mette sempre il dito in bocca? Sì, è proprio così. Ah, e allora vedrà che avrà presto i primi denti. Li avrà, e da chi? Ma dalla natura. Dalla natura? Può darsi, ma allora non dovrebbe piangere, perché quando sappiamo che avremo qualche cosa non piangiamo mica, anzi siamo contenti. No, no, le dico che il bambino è malato e mia moglie ha detto vai in farmacia e prendi... Una camomilla? No, no, non è una cosa da bere. Che abbia i denti? No, quelli si vedrebbero. Ma no, dentro, dico. Vabbè, dentro lì non abbiamo ancora guardato. Caro signore, proprio un guaio per un farmacista non riuscire a capire cosa vuole il cliente. Mia moglie ha detto che se non mi ricordavo più il nome dovevo portarle tanti saluti dal bambino. Dalla moglie che dice che il bambino non riesce a dormire perché è sempre troppo inquieto. Inquieto. E allora prendo un calmante. Meglio di tutto sarebbe l'isopropil, propinil, barbitusa, ores, fenidine, dibine, dilaminotriazolone. Come dice? Isopropil, propinil, barbitusa, ores, fenidine, dibine, dilaminotriazolone. Com'è il nome? Isopropil, propinil, barbitusa, ores, fenidine, dibine, dilaminotriazolone. Ma sì, è proprio quello. È così semplice, pure non riesco a ricordarlo. È assurdo. Si scherza, ma visto che siamo in farmacia, parliamo di un'istituzione che, in quanto a farmacia, è veramente un pezzo di Roma. Mi dicevano poc'anzi che c'è un bellissimo sonetto del Belli che dice, tra l'altro, se non sei romano, se non sei mai andato al San Gallicano. Certo, pure questo microfono andrebbe curato in farmacia. Questo era per introdurre un gruppo del San Gallicano, che sono Maria Gabriella Donà, Anna Carbone e Alessia Pacifico, e infine Alessia Cavallo. Ecco, vi passo questo microfono dopo. Allora, buonasera a tutti. Io sono una biologa e sono qui stasera per raccontarvi una breve storia che, parafrasando il titolo di una storia ben più celebre, abbiamo chiamato L'amore ai tempi dell'HPV. Quello che sicuramente tutti riconoscete qui sulla copertina del libro è il dio dell'amore, che apparirà a breve facendovi vedere che scoccando la sua prodigiosa freccia colpisce i vostri cuori e li rende palpitanti d'amore. Può capitare a volte che l'innamoramento sia accompagnato dalla presenza di un ospite indesiderato, che è l'HPV o papillomavirus. Ma nel momento in cui dico HPV, ovviamente parlando con un pubblico di non esperti, la vostra reazione potrebbe essere quella che a breve dovrebbe apparire questa, cioè quella di chi non ha mai sentito parlare dell'HPV, oppure ne ha sentito parlare ma non sa esattamente cosa sia. Oppure la reazione potrebbe essere questa, cioè una reazione alquanto preoccupata, perché magari ha sentito dire o ha trovato su internet delle informazioni un po' inquietanti. E quindi nella vostra mente potrebbero cominciare a circolare delle parole come tumore, perché l'HPV può in alcuni rari casi determinare lo sviluppo di tumori, soprattutto nella donna, con dinomi. Se avete l'infezione potete cominciare a chiedervi ma da chi l'ho presa, ma da come l'ho presa. Tante preoccupazioni che sono lecite, soprattutto se si hanno poche informazioni. Però quando parliamo di HPV non parliamo solo di preoccupazioni, ma anche di tante buone notizie. E queste buone notizie derivano dal fatto che la ricerca nell'ambito dell'HPV è veramente molto attiva e lo è stata tanto da cambiare completamente la storia di questa infezione veramente nell'arco di pochi anni. Le buone notizie sono tante, stasera io ve ne dico 5. La prima è che esiste un vaccino contro il papillomavirus e questo vaccino è in grado di prevenire le infezioni e quindi anche le lesioni che il virus può causare, inclusi i condilomi e quasi tutti i tumori provocati da questo virus. La seconda buona notizia è che questo vaccino è gratuito fino all'età di 14 anni. Inoltre, mentre fino a poco tempo fa potevano essere vaccinate gratuitamente e per chiamata attiva da parte della ASL soltanto le femminucce, adesso possono essere vaccinate anche i maschietti nel 12° anno di età.
La vaccinazione può comunque proseguire anche nell'età adulta, sia per gli uomini che per le donne. E adesso mi rivolgo alle donne presenti questa sera per ricordare che la vaccinazione non vuol dire che non dobbiamo fare più lo screening per il tumore del collo dell'utero, che è il principale tumore associato all'HPV. Ma anche nel caso dello screening, la ricerca veramente ha dato delle novità grandissime, ha cambiato completamente il volto dello screening. Perché se avete più di 30 anni, sapete, o a breve lo apprenderete, che non sarete più chiamati a fare il PAP test, ma l'HPV test, che è un test che ricerca direttamente il virus ed è un test più sicuro, più sensibile e più protettivo del PAP test. Se prima, facendo il PAP test, se era negativo, eravate richiamati allo screening dopo 3 anni, adesso questa maggiore sicurezza, questa maggiore tranquillità che ci dà l'HPV test è tale che il richiamo allo screening avverrà, non compare, crudo di tamburi non c'è, dopo 5 anni. Se il vostro test HPV è negativo, sarete richiamati a ripeterlo dopo 5 anni. Questa breve storia è giunta a termine, il protagonista abbiamo visto era l'HPV, abbiamo visto però che la ricerca ci ha fornito degli strumenti eccezionali per toglierlo dalla scena. E quindi dell'amore ai tempi dell'HPV, se togliamo l'HPV, resta l'amore. Buonasera a tutti, io sono Alessia Pacifico, sono una dermatologa e lavoro nella dermatologia clinica del San Gallicano. E il San Gallicano ha una grande esperienza in campo fotobiologico e quindi molta la scienza ci dice quali sono gli effetti negativi del sole, ma spesso si trascura il fatto che il sole ha anche tanti effetti positivi, quali per esempio induce la sintesi della melanina, induce la sintesi della vitamina D e l'ultravioletto si utilizza addirittura per trattare tante patologie. Al San Gallicano abbiamo una grande esperienza di questo, quali per esempio la psoriasi, la vitiligine, la dermatite atopica, alcuni tipi di linfomi cutanei. Come possiamo vedere la esposizione al sole può essere diretta, ma questo dipende sia dalla stagione, dalla latitudine, dall'inclinazione, dall'altitudine, e bisogna anche sempre considerare anche la riflessione, la buccia riflessa che può venire per esempio dalla neve oppure dalla sabbia. Il sole quindi è indispensabile alla vita, conferisce, ha un'influenza importante anche sul tono dell'umore, tant'è vero che per esempio nei paesi del nord Europa l'ultravioletto è utilizzato addirittura appunto come stimolatore dell'umore. Ma l'esposizione al sole, gli scienziati ci dicono che induce anche tanti effetti negativi a livello molecolare, e di questi ci parlerà la dottoressa Carboni. Buonasera a tutti, sono Anna Carbone e lavoro nell'unità della dermatologia oncologica, quindi solitamente mi trovo di fronte a quelli che sono gli effetti negativi del sole. Quando si parla di effetti negativi del sole dobbiamo considerare non solo gli effetti a breve termine, quelli che sono visibili a tutti quanti nell'immediato, che sono quindi l'eritema e la scottatura. Il problema è soprattutto dovuto a quelli che sono gli effetti a lungo termine, contro cui ci dobbiamo assolutamente proteggere e dobbiamo assolutamente attuare un discorso di prevenzione. Quando si parla di effetti a lungo termine, dobbiamo considerare l'invecchiamento cutaneo dovuto principalmente proprio all'azione dei raggi ultravioletti e purtroppo ai tumori cutanei. Quando si parla di tumori cutanei, solitamente tutti siamo portati a pensare al melanoma, che è il tumore di cui tutti abbiamo più paura. Ma in realtà, rispetto a quelli che sono i tumori non melanoma, il cosiddetto non melanoma skin cancer, il melanoma rappresenta solo una piccola parte. Il non melanoma skin cancer, invece, che racchiude le cheratosi attiniche, che diciamo sono quelle lesioni che tutti i soggetti o quasi tutti i soggetti dopo l'età di 60 anni sono affetti. Oppure abbiamo il carcinoma squamocellulare, che sarebbe la progressione della cheratosi attinica, anche il carcinoma basocellulare. E quindi in questo caso dobbiamo assolutamente prevenire e proteggerci. È molto importante far capire alla popolazione quanto sia importante proteggere il bambino,
perché la protezione proprio nell'età infantile consente di prevenire quelli che saranno i danni futuri. E la protezione del bambino deve essere adeguata e deve basarsi soprattutto su filtri fisici. Ora la dottoressa Pacifico ci esporrà anche meglio. Qualche concetto molto molto breve sulla fotoprotezione. Non è detto che un filtro con un elevato fattore di protezione garantisca una protezione completa, infatti non esiste quello che volgarmente la gente chiama lo schermo totale, questo proprio non esiste, perché una quota di ultravioletto passa sempre. Una corretta strategia di fotoprotezione moderna include sia una protezione topica che garantisca una protezione per l'UVA e per l'UVB, ma anche una fotoprotezione sistemica che si ottiene attraverso l'assunzione per os appunto di antiossidanti. E soprattutto non è vera la credenza popolare che bisogna preparare la pelle effettuando delle lampade abbronzanti, perché le lampade abbronzanti appunto sono un fattore cancerogeno visto che si tratta di una radiazione di UVA. Grazie. Io sono una ricercatrice alle prime armi del laboratorio di fisiopatologia cutanea. Come il titolo ci suggerisce, la pelle si racconta le molecole e le sue parole. Come laboratorio di fisiopatologia cutanea, il centro di metabolomica, il nostro intento è quello di andare a analizzare, a interpretare ciò che la pelle ci racconta. Ma in che modo la pelle ci può raccontare qualcosa? Attraverso dei segni che lascia, degli indizi, e attraverso le molecole che noi andiamo ad analizzare e molecole come lipidi che andiamo ad estrarre, a prelevare con metodi non invasivi attraverso l'applicazione di cerotti che applichiamo sul volto e sulle braccia. La pelle è un organo molto complesso ma allo stesso tempo facilmente accessibile. È la prima linea di difesa del nostro organismo, è una barriera cutanea costituita prevalentemente da lipidi, dove una semplice alterazione può scaturire, può dar luogo a varie patologie dermatologiche, quali vitiligine, dermatite, acne e psoriasi. Tutte queste patologie possono compromettere la qualità della vita del paziente. Pensiamo ad esempio al caso della dermatite atopica. Un prurito ricorrente può portare il paziente ad avere notti insonne e anche ad avere un riscontro negativo sulla condotta per quanto riguarda un giovane a scuola o anche al lavoro per quanto riguarda un adulto. Tutte queste patologie possono derivare da alcuni fattori, quali possono essere mutazioni genetiche, infezioni, cattive abitudini come fumo o un'alimentazione scorretta e anche, perché no, il lavarsi troppo spesso le mani con detergenti a volte troppo aggressivi. Tutti questi fattori lasciano dei segni, delle impronte sulla nostra pelle che noi possiamo interpretare sia a livello, andare a vedere sia a livello macroscopico e quindi evidenti a noi come possono essere lesioni o cicatrici cutanee e sia a livello microscopico attraverso la metabolomica, che è uno studio di piccole molecole come metaboliti che noi ricercatori andiamo a vedere come i livelli possono cambiare sia nei soggetti sani che nei pazienti. Facendo così possiamo arrivare a un'interpretazione di una fotografia molecolare di un organo come la pelle. Durante le nostre ricerche abbiamo scoperto un numero molto elevato di molecole, metaboliti lipidici, che possiamo in modo simpatico esprimere come molecole social. Perché social? Perché sono delle molecole che non si modificano mai da sole, interagiscono tra di loro e stabiliscono dei contatti. Sono delle molecole che il cambiamento, la modifica di una singola molecola porta al cambiamento di altre o anche al cambiamento di processi metabolici. Infatti proprio questo nel nostro laboratorio di ricerca, uno studio recente svolto sull'acne ci ha portato a identificare l'identità diciamo, di alcune molecole grazie alle quali è stato permesso di sviluppare un'innovativa terapia farmacologica per la cura dell'acne, che è una patologia molto diffusa nell'età giovanile, ancora oggi in fase di sperimentazione. Questo per me può essere un ottimo risultato perché è indice di quanto la ricerca possa essere un buon alleato per tutti noi.
grazie speciale a queste giovani e bellissime ricercatrici. Grazie. Abbiamo placato i microfoni. Allora, ricercare ci porta a essere molto vicini a Dio e forse ci inorgoglisce. E allora, se mi consentite, mi piacerebbe leggervi una preghiera. Io sono napoletano ed è una preghiera di una monaca napoletana del Settecento, una cosa che io amo molto e mi piace proporre. Signore mio, tu sai meglio di me che io mi sto facendo vecchia e che ogni giorno si arraggia sempre più vecchia. Perciò ti prego, tienimi lontana da quel disgraziato modo di pensare, secondo il quale, in quanto vecchia, io terrei il diritto di dire sempre qualcosa su qualunque argomento e in qualunque occasione. Liberami, se puoi, dal desiderio ardente di mettere sempre ordine nelle cose private degli altri che niente mi riguardano. Fammi diventare pensieroso, ma non con una faccia appesa. Rendimi forte, risoluto, ma mai camorrista. Modera il mio irresistibile desiderio di dare consigli a tutti. Lo so, tengo un bello patrimonio di saggezza e sicuramente è un peccato mortale non usarlo. Ma tu sai bene, Signore mio, che pure io tengo bisogno di avere qualche amico. Perciò, in molte occasioni, ciungma la lingua e famma sta zitta. E se parlo, libera la mia mente dall'elencazione di tutti i dettagli, di tutti gli esempi, e dammi la grazia di arrivare subito al punto della questione. Fammi la carità di sigillare le mie labbra sui miei acciacchi e su tutte le mie disgrazie. Come sai, crescono continuamente e il piacere di passare in rassegna una a una diventa sempre più attraente mano a mano che passano gli anni. Non mi arrischio di chiederti la grazia di provare piacere dai racconti delle disgrazie altrui, ma almeno ti prego, aiutami a supportare quei noiosi racconti con un poco di pazienza. Non oso chiederti una memoria migliore, ma ti chiedo un po' di umiltà e soprattutto di essere meno insista, meno prepotente, quando i miei ricordi si scontrano con quelli degli altri e scopro che sono completamente differenti. Per favore, insegnami la gloriosa lezione che qualche volta pure io posso sbagliare e perdona la parola, dicere strunzata. Rendimi buona, generosa, disponibile. No, non voglio diventare santa. La verità, avrei un poco di vergogna. E poi stare in mezzo a loro non deve essere facile. No. Però non mi fa diventare manco una vecchia acida spunduta, perché una vecchia inacidita è opera del diavolo e con decenza parlando fa schifo pure il pimpece alle ciclici. Dammi la capacità di vedere le cose buone nei luoghi più fedenti e soprattutto di vedere l'intelligenza in persone che tenono la capa solo per spartire le orecchie. Insomma, Signore mio, Signore benedetto, ti prego in ginocchio, concedimi la grazia di non essere solamente una povera capa e pezza, ma di crescere e di migliorare ogni santo giorno della mia vita. Amen. E a proposito di migliorare, stasera abbiamo una rara occasione. Siccome credo che dirigere degli ospedali, laboratori di ricerca, sia in qualche modo armonizzare il talento, la capacità, la musica di tutti i ricercatori, in qualche modo è come dirigere un'orchestra. E stasera abbiamo questa opportunità, abbiamo con noi una straordinaria direttrice d'orchestra che è Cinzia Pennesi, che vi posso dire, che ci darà l'opportunità, soprattutto per i nostri direttori, di una lezione di armonia, di direzione d'orchestra. Ma vi chiamiamo dopo, facciamo prima partire la lezione, poi sarete chiamati, prestate attenzione. Allora io mi ritiro in buon ordine e passo il microfono a Cinzia Pennesi. Grazie. Grazie, buonasera.
non sarà una lezione, e anzi inizio ringraziandovi perché ho ascoltato tutti gli interventi e mi sono ancora di più convinta che siete una magnifica orchestra. E le analogie che ho sempre notato tra la conduzione di un'orchestra e la conduzione di un gruppo, soprattutto con elementi creativi come voi, perché ci vuole creatività, forte competenza, grande professionalità, e un direttore, così come il direttore d'orchestra, deve riconoscere questo. Il direttore d'orchestra non è quello che comanda la bacchetta, cioè che magicamente alza la bacchetta e l'orchestra attacca. Ci sono molte cose che magari non si sanno, come quelle del fatto che il direttore d'orchestra ha la partitura completa, quindi ha una sua visione dell'interpretazione che andrà a fare di questa partitura, mentre ogni singolo ha la propria partitura, esattamente come voi. Ho sentito interventi bellissimi, soprattutto che parlavano di passione, e questo mi congratulo, perché sono stati interventi tecnici ma emozionanti. E così il direttore d'orchestra, come qualsiasi leader, deve sapere che ha a che fare con dei professionisti molto competenti in ogni campo. Il direttore d'orchestra non deve sapere suonare tutti gli strumenti, però deve conoscere il funzionamento di ognuno di essi e armonizzarli. Questa parola che questa sera è venuta fuori molte volte, così come è venuto fuori molte volte l'equilibrio che bisogna cercare di, il direttore deve cercare di tenere tra gli strumenti, perché il primo violino, che ha solo la sua parte e non conosce, fino a quando non interviene il direttore a gestire e cercare di far condividere la propria visione della partitura, magari non conosce la parte del primo flauto e deve essere lì per far sì che l'uno non sovrasta l'altro. Come dice Adorno, che è un teorico della musica, che nessuno deve autoaffermarsi, ma concorrere a far sì che il lavoro sia appunto armonico. Ma che cos'è l'armonia? L'armonia è un termine musicale. L'armonia è tecnicamente la sovrapposizione di suoni, quindi di gruppi, appunto uno fa un suono, l'altro ne fa un altro diverso, altri ancora sopra, e insieme magicamente esce fuori la musica. E questa musica è gradevole quando è consonante, è un po' più difficile quando è dissonante, ma la dissonanza non è necessariamente un problema, ma è una, anzi, noi diciamo, e questo può essere anche una metafora per pensare di poter convertire il disagio in un'opportunità, perché la dissonanza, la cosa importante è l'arricchimento che poi va e sfocia nella risoluzione del problema. E questa armonia, di questa armonia se ne sono interessati tantissimi scienziati, a partire da Pitagora, che chiaramente ha trovato nel sistema matematico anche l'applicazione della musica, così come Keplero, ma quello che è particolare è che c'è stato sempre un collegamento con gli astri, cioè nell'Armonia Mundi di Keplero appunto si parlava del fatto di quanto potesse influire. Dico questo perché sappiamo fortemente, questa è un'altra parola che è venuta fuori molte volte questa sera, che l'ascolto è una delle cose fondamentali della musica, non solo chi ascolta la musica ma chi la fa. Quindi un gruppo ben armonizzato deve essere pronto ad ascoltare, e ad ascoltare non solo per rispondere, cosa che metaforicamente renderebbe anche questa società anche migliore. E questo bellissimo, bellissimo e magico mondo della musica, sappiamo bene che interagisce con il benessere della persona, e quando è tutto questo è condotto non solo nell'ascolto ma anche nella produzione, sappiamo anche bene quanto, come ci racconta Oliver Sacks in Musicofilia, quanto questo agisce proprio a livello neurologico. E questo è anche uno dei meccanismi per i quali alcune melodie ci fanno stare allegre, altre ci intristiscono, altre, ma non solo, perché ascoltare musica non è soltanto un'esperienza emotiva,
È un'esperienza intanto fisica, perché nessuno di noi magari ascoltando un ritmo veloce non batte anche solo la punta dei piedi, ma è anche una capacità molto importante della musica di interagire con il nostro benessere e con alcune dei importanti cerco le parole perché sono in una platea di esperti, per cui parlo per esempio del fatto che la musica ormai è sicuro che sia che interessi la stessa parte del cervello che è della memoria, dell'emozione e dell'umore, per cui alcuni malati d'Alzheimer per esempio attraverso la canzone che hanno ascoltato da fidanzati riescono a veicolare dei ricordi. Questo è il grande piacere della musica, il grande mondo dell'armonia, e il direttore è quello che ha davanti a sé un coro o un'orchestra, e la magia più grande che compie, che però non è, secondo me, è una delle cose più importanti che questa sera io ho visto esserci, è la capacità di far respirare tutti allo stesso tempo. Cioè si prende per l'attacco del direttore da un levare e da quel levare, da quel momento, si respira tutti insieme. Poi non è importante a quale velocità o quale interpretazione, perché se noi sentiamo una sinfonia di Beethoven diretta da Karajan dura 7 minuti di più di quella diretta da Toscanini. L'importante è che la missione sia condivisa e il bravo direttore è quello che riesce a capire intanto che bisogna ascoltare, bisogna capire le forti personalità che si hanno davanti, bisogna anche mettersi in discussione e comunque avere la capacità di far respirare tutti insieme. Per capire che cos'è l'armonia per la musica, però, io voglio farvelo fare. L'armonia passa attraverso degli accordi. No, questa parola l'avrete sentita, l'accordo che cos'è nella vita pratica, andare d'accordo è appunto essere in armonia. E quindi se io chiedo a questa parte di platea di fare na na na, a questa centrale na na, a questa na na, proviamo. Na, na, na. Ora teniamo tutte queste note, la facciamo e la teniamo. Na, na, na. Avevo ragione che siete una fantastica orchestra. E di questo naturalmente è un grande merito ai direttori di questo bellissimo, vi ringrazio, istituto. E, però visto che vi siete prestati, io chiamerei la grande Maria Letizia Gorga a darmi una mano, perché allora andiamo avanti su questo. Ecco, lei è lì, maestra, scusatio. Dovete andare con lei? Badam, badam, tadam, badam, 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 adesso noi chiamiamo i direttori. Ai quali consegno la bacchetta, meritatissima, e darà l'attacco prima un gruppo
Mi raccomando, il mio gruppo mi fate fare tutte le figure, ecco. Allora, comincia quel gruppo là. Questa rimane ai vostri direttori, a cui noi ci uniamo per fare un grande, un grandissimo applauso. E a tutti voi, perché quello che abbiamo notato è veramente l'armonia anche negli interventi. Cioè ognuno era proprio veramente armonizzato all'altro e siete straordinariamente corali. Detto questo,
Pietro e a Dario Marroni. Volevo ringraziare tutti voi, tutti gli artisti questa sera, perché volevo dire che è facile fare il direttore d'orchestra con degli orchestrali come voi, con dei primi violini, dei primi musicisti come voi. E poi ringraziare i nostri colleghi che in questo momento sono in ospedale. Sono in ospedale a garantire l'assistenza, la risposta a tutte le persone che sono liberate da voi, che stasera non possono essere con noi. Voglio ringraziare ancora una volta tutti voi. Grazie alla vita e grazie a tutti voi. Benvenire, senza di te non sarebbe stato possibile questo. Vieni dal pubblico. Grazie al tuo team. Tutto il team di Lorella, non so se anche Simone e Francesco. Ciao. Adesso però ci diamo appuntamento nel foyer perché c'è un piccolo brindisi. L'ultima canzone che è Grazie alla vita è tratta da uno spettacolo che facciamo il 12 ottobre all'Auditorium Parco della Musica, al Teatro Studio, alla Sala Studio, di cui è interprete Maria Letizia Gorga, sulla vita e l'opera di Mercedes Sosa. Si chiama Todo Cambia, viaggio intimo con Mercedes Sosa, e ci farebbe piacere avervi a sentirci. Grazie.